Olli ragazzi, benvenuti in questo video. Io sono Unique ed eccoci in un nuovo videogioco. Dunque, in cosa consiste questo gioco? A proposito, vi scriverò il titolo del video perché non ricordo al momento come si chiama il gioco. In cosa consiste questo gioco? Tu ti crei un personaggio usando questa sorta di pixel, puoi anche creare l'arma che impugnerai e esplori vari dungeon. È con meccaniche roguelike che, come sapete, le adoro. Non usi le abilità. Crea un personaggio personalizzando una skin che ti viene data, un pixel alla volta. Puoi personalizzare le armi e combatti mostri, aumenti di livello e roba di questo tipo. Vi faccio subito vedere cosa intendo. Aprendo qui la schermata training, ci sono varie bestie. Questa è la dea che ci sta guidando durante questa missione. Let's enter the Eagle Training Ground. Sì, quello che vuoi. Si può upgradare i propri stat in modo permanente per avere appunto un supporto durante le missioni. Io per il momento voglio fare tutto almeno a livello 2, diciamo. Avviamo subito il dungeon. Dunque, io sono andato un po' avanti, ho fatto il tutorial e ho fatto il primo dungeon. Lo rifacciamo in video perché appunto l'avevo fatto off camera per testare un po' com'è il gioco. Quindi si parte subito. Si può aumentare la difficoltà? Non si può aumentare la difficoltà. Ok, si parte subito con il dungeon. Ovviamente sono leggermente più potente dello start perché appunto ho giocato giusto un po', ma comunque non tanto, e ho anche abilità diverse da quelle che sarebbero in partenza. Il movimento del personaggio non è sul solito pad rotondo, ma proprio pulsantini di movimento. Cliccando qui sul cristallo si ha un bonus di upgrade, nel senso che temporaneamente si possono guadagnare maggiori punti esperienza e maggiori punti oro, diciamo. Questa qui è diventata una spada pesante. Wow, ok. Con questo pulsante possiamo scansare e ora evocherò dei guerrieri scheletri che mi aiutino nella mia missione. È un pochettino di palle di fuoco a ricarica in modo da colpire tutti i miei nemici e ridurli in cenere. Ed ecco qui altri orchi, mentre io con la mia spada pesante li sto affettando uno dopo l'altro senza alcuna pietà. Ah, possiamo evocare già degli altri scheletri, perché non farlo? Aiuto, mi stavano già ammazzando. No, 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 voi dovete morire male, orchi, e garantirmi la vittoria. Ed ecco un incantesimo temporaneo, mentre ci sono quegli scheletrini che ho evocato che mi seguiranno finché non muoiono. Vortice di lame e questi orchi fanno una brutta fine. Abbiamo a disposizione due armi, la spada e l'arco, nel caso volessimo attaccare a distanza. E posso già evocare altri scheletri che facciano il lavoro al posto mio. Andate scheletri, abbattete questi orchi e via con le palle di fuoco a ricarica, che dovrebbero fare veramente tanti danni a questi orchi maledetti, maleducati. E ora carichiamo il colpo del fendente rotante e si vola! Molto bene, aumentando di livello come potete vedere con quei glin, possiamo upgradare alcune stat. Intanto il timer che era in alto è scomparso, quindi il nostro upgrade temporaneo è scaduto. E è scaduto anche il tempo di vita di quegli scheletri che avevo creato. Rispete e via di Wailwind! Ovvero un tornado di lame che falcia tutti quanti i nemici. E una box, yay! Evochiamo qualche scheletro in modo che ci copra le spalle e combattiamo questi orchi. Sfere di fuoco e i nemici sono fritti. No, orco, tu non ti salvi, mi dispiace. Si prosegue con l'arma che ho equipaggiato all'inizio della battaglia. E a breve ci sarà la prima boss. Fight, ma prima abbiamo gli orchi che osano ancora sfidarmi. E allora fendenti rotanti a destra e a manca, e gli orchi sono stati annientati. Ecco il primo portale che ci porterà dal primo boss di questa zona. Questa zona ha due boss, questo è il primo, ovvero il guardiano della zona, credo, della foresta. Non ricordo come si chiama, Wood Guardian, una cosa del genere, vediamo. Forest Keeper. Comunque è il guardiano di questa zona. Prendo l'arco in modo da avere. Aumentiamo un pochettino i punti d'attacco. Molto bene. Ok.
Oh, mi ha colpito comunque. Yonek, ti prego, rialzati. Questo non è il momento di pisolare. Spariamo qualche freccia. Ah, ok, ho il multishot con quest'arma, non lo sapevo. Infatti c'è questa mossa che è il multishot. Così se abbiamo molti nemici davanti a noi, abbiamo una possibilità di colpirli tutti. Intanto il nemico è entrato nella rage mode. Dai che non mi puoi fermare. Opla, opla. E ora sfere di fuoco a ricerca. Andate contro il golem ed è stato sconfitto. Aumentiamo un pochettino la difesa perché non si sa mai, potrebbe sempre tornare utile. Mettiamo vari punti alla difesa. Aumentiamo anche l'attacco che può sempre tornare utile. Ed entriamo nel portale verso la prossima zona, che è esattamente come quella precedente, dove però alla fine ci sarà il boss finale di questa zona. Dunque, vediamo un pochettino chi cosa facciamo. Ah, subito evochiamo i nostri scheletri, in modo che ingaggino lo scontro al posto mio. Io intanto carico e vado di vortice di lame. E anche questi nemici sono stati totalmente spazzati via. Ah, non ho cambiato arma. Pardon, non avevo cambiato arma. Avevo ancora l'arco. Diciamo che io voglio provare a fare tipo che l'arco lo uso contro i boss, mentre gli altri nemici li combatto con la spada, perché sennò non ci sarebbe molto divertimento. Ok, posso risvegliare la potenza latente e quindi posso sferrare questi... Ok, creo mini tornadi di lame. Questa cosa mi è nuova. L'ultima volta era un'altra abilità. In questo caso invece il risveglio di quest'arma è creare questi mini tornadi di lame. Molto utile a parer mio. Ok, i lupi manari sono leggermente potenti e prima mi hanno detto perché devo farcele combatterli, quindi vado di armata di non morti e sfere di fuoco carbonizzanti e dovrebbe essere abbastanza per levarmeli tutti di torno. E anche questo orco fa la stessa fine dei suoi compari pelosetti. Intanto di qua dovrebbe... abbiamo già trovato il portale della boss fight, molto interessante. Carico il tornado di lame e si vola! E anche questo nemico è stato annientato. Bella la spada, vero? L'ho creata io! E ci tuffiamo nel portale! Alziamo un po' la musica così potete sentirla. E si va alla battaglia contro il boss di questa zona. Il golem della foresta. Che usa questi laser manco fo... Aio! Come avete capito è abbastanza potente. Schiero subito la mia armata di scheletri per andare a combatterlo, in modo che gli facciano un poco di danni. E ovviamente è da lui che ho preso le sfere di fuoco a ricerca, che in questo caso hanno colpito i miei scheletri. Ma beccati il tuo stesso attacco. Aiuto! Molto bene. Rievochiamo gli scheletri, in modo che possano darci una mano. E cambiamo arma, prendiamo l'arco e lo bombardiamo. Ok, meglio scansare i suoi colpi, si sa mai. Andiamo di sfere di fuoco. E di nuovo le frecce. Oh, ok, ho scansato quasi tutti i colpi che mi ha tirato addosso. Perfetto, anche i suoi raggi laser. Ha poca vita, abbiamo quasi vinto. Non mi prendi. Assolutamente non mi prendi. Scheletri! Ah! Mi ha preso! Mi ha preso con tutte le sfere! No, il laser non mi prende. Assaggia questo tornado di lame e sparisci! E il primo boss è stato annientato. Io ho preso un nuovo potere. Burst Swing. È un attacco melee e praticamente mi infiamma la spada. Direi che è il potere giusto da usare quando si ha una spada che ha una texture fatta di fiamme. Il mio Yonik ancora una volta ha trionfato sui cattivi. Ecco le skill, me l'ho scordato delle skill, però non ho ancora tutti i frammenti per quell'abilità. Ok, ricevuto. Queste sono tutte le varie abilità che possiamo sbloccare, c'è questa che permette di lanciare più colpi continuamente, c'è questa che piazza le trappole a terra, questa che piazza trappole esplosive a terra,
queste che è il tornado di fuoco, gli scheletri, le palle di fuoco, un'esplosione, un altro tipo di tornado di lame. Comunque ragazzi, io chiudo quel video, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi, attivate la campanellina in modo che vi arrivino le notifiche se vi decidete ad arrivare. Commentate e fammi sapere se vi è piaciuto questo video e se vi piace questo gioco, perché nel caso potrei portare altri episodi, altrimenti me lo giocherò per conto mio. Alla prossima, ciao!